Ciao ragazzi e bentornati su Giugissima. Ho deciso di accogliervi oggi con un nuovo video sul mio bullet journal e quindi vi porterò con me nel processo di pianificazione del mese di dicembre, in cui ci saranno alcune differenze rispetto agli altri mesi. E spero davvero che il video vi ispiri e vi motivi a implementare un po' più di organizzazione nella vostra vita se ne avete bisogno. E spero che il video vi piaccia perché è un tipo di video che io mi diverto moltissimo a fare. Iniziamo! Per la prima pagina ogni mese faccio un disegno. Il mese scorso, se ve lo ricordate, era questo albero autunnale. Per questo mese utilizzerò un disegno che ho già fatto qualche giorno fa e se volete vedere come l'ho realizzato, vi lascio il link al vlogmas numero 1 in cui potrete disegnare con me. Scriverò dicembre qui sotto e lo voglio scrivere in rosso. Poi lo andrò a incollare qui. Quindi scritto gli impegni più importanti che ho nel mese di dicembre, penso che se ne aggiungeranno degli altri, e ho messo a matita quelli dei quali non sono ancora sicura. Qui di fianco vado poi a scrivere gli obiettivi per ciascuna settimana di dicembre. Queste sono le due pagine che già conoscete, Study e Brain Dump. Per vedere come le utilizzo, vi consiglio di andare a guardare il video che ho caricato il mese scorso sul mio bullet journal di novembre. Queste sono le due pagine in cui pianifico i miei contenuti di YouTube, quindi ho nella prima facciata YouTube e poi le quattro domeniche di dicembre in cui pubblicherò uno dei video con le tematiche solite della domenica, quindi su produttività, studio, crescita personale. E in quest'altra pagina invece ho i vlogmas, quindi i video giornalieri che usciranno quindi ogni giorno di dicembre, con tematiche natalizie per ispirarvi e farvi sentire un pochino di più, l'arrivo del Natale. Usciranno dal lunedì al sabato perché la domenica invece ci sarà un video normale e quindi così avete anche il mio piano di YouTube per dicembre. E quando pianifico i video, vado quindi a scrivere qui il titolo del video e qualche nota su quello di cui voglio parlare.
queste due facciate sono per i regali di Natale e per il compleanno. Per quanto riguarda la prima, mi piace organizzare per tempo i regali di Natale, perché nelle ultime 2 settimane prima di Natale sono sempre molto impegnata tra lavoro, scadenze, mille cose da fare, e quindi preferisco procurarmi tutti i regali di Natale prima, quindi nelle prime settimane di dicembre. Qui quindi ho una specie di tabella che poi vabbè ho decorato con delle palline di Natale, quindi per chi è il regalo, che cosa voglio regalare. Queste sono crocette che vado a mettere quando mi sono procurata il regalo, quindi get, che può significare che l'ho ordinato, l'ho comprato fisicamente oppure l'ho fatto, se è qualcosa che faccio io con le mie mani. Wrap lo andrò a spuntare quando avrò impacchettato il regalo. Note quando avrò scritto il biglietto. E when in realtà lo scrivo all'inizio. Qui scrivo la data in cui dovrò consegnare questo regalo, perché ci sono molte persone con le quali ho sempre scambiato regali di Natale che però non vedo il giorno di Natale, le vedo magari 1 settimana, 2 settimane prima, e quindi qui è la data entro la quale tutto questo deve essere fatto. Lo so che può sembrare un pochino eccessivo fare una pagina del bullet journal per i regali di Natale, però prima di tutto a me piace, dal punto di vista della creatività, mi piace sfruttare il bullet journal per diversi aspetti della mia vita, e poi trovo veramente che mi sia molto molto utile per non essere stressata. Il bullet journal è tutto un sistema per evitare di essere stressati, quindi avere qui tutti i regali, tutte le idee, mi obbliga a pensare a questi regali, a non dover correre all'ultimo minuto e ad aver tutto pronto e anche apprezzare il processo. Birthday è semplicemente per il mio compleanno, che sarà nel mese di dicembre, e qui scriverò idee di cose da fare compatibilmente con il Covid, magari qualche piccolo evento in presenza con la famiglia e poi magari qualche appuntamento online con i vari gruppi di amici. Quindi qui scriverò le idee che mi vengono. Questa è semplicemente una pagina in cui scriverò tutte le cose che mi verranno in mente nel mese di dicembre in relazione al prossimo anno. Mi capita spesso, infatti, alla fine dell'anno, di avere idee per l'anno successivo, cose da fare, nuovi progetti, anche solo libri da leggere. In realtà per il nuovo anno utilizzerò un nuovo bullet journal, perché questo qua è pressoché alla fine. E quindi tutte le cose che scriverò qui verranno poi riportate nel nuovo bullet journal. Ho inserito tutte le attività, gli appuntamenti di questa settimana che avevo già inserito nel mio monthly spread. Quindi qui ho inserito questi appuntamenti qui. Ho inserito le principali attività della settimana. Chiaramente le prime che ho inserito sono state gli appuntamenti, poi il lavoro, le lezioni, la preparazione per le lezioni e gli esercizi che devo svolgere dopo le lezioni, e poi lo sport e il tempo per fare editing dei video di YouTube. E mi assicuro sempre, una volta finita la pianificazione della settimana, di aver inserito tutte le attività che avevo inserito negli obiettivi per la settimana, altrimenti se non le inserisco nel planning della settimana non le porto a termine. Dopo aver incollato il mio disegno, questo è il risultato finale.